Buongiorno e buon lunedì a tutti. Il 2018 è iniziato da una quindicina di giorni, quindi è arrivato il momento di riprendere con i nostri diari di bordo video. Ad aprire le danze quest'anno è la Kia Niro Plug-in Hybrid. La Niro la conosciamo bene perché l'abbiamo già provata più e più volte, ma questa ha un qualcosa in più. Sì, perché si ricarica da una presa di corrente, è una plug-in appunto. Ok, una semplice presa di corrente non basta, ma il concetto è quello. Sotto la carrozzeria trova uno spazio il motore 1.6 GDI a ciclo Atkinson da 105 cavalli e un'unità elettrica da 61 cavalli, alimentata da un pacco batteria agli ioni di litio da 8,9 kWh. Nei prossimi giorni andremo ad analizzare nel dettaglio quali sono i tempi e i costi di ricarica. Intanto vi posso anticipare che la Kia ha dichiarato un'autonomia in sola modalità elettrica di 58 km. Non va poi dimenticato che le ibride in questo momento entrano gratuitamente nella maggior parte dei centri urbani. È vero, in città come Milano il comune ha già annunciato che dal 2019 molte cose cambieranno, ma non è ancora chiaro se questi cambiamenti riguarderanno anche le vetture plug-in. Quindi questa potrebbe essere una carta vincente per la Niro. Ma a quale costo? La domanda corre d'obbligo, quindi eccovi subito i prezzi di listino. La plug-in hybrid parte da 36.700 euro contro i 25.000 della versione ibrida in allestimento base. 11.700 euro di differenza non sono affatto pochi, quindi bisogna fare bene i conti. Di sicuro una plug-in conviene molto a chi fa pochi chilometri, viaggia spesso in città e ha una stazione di ricarica vicino a casa o all'ufficio. Ora diversi centri commerciali offrono questo servizio nei propri parcheggi, ma una colonnina di proprietà resta sempre la soluzione migliore. Parlando di Kia non si può poi non parlare di garanzia. Anche la versione plug-in infatti è garantita dalla casa per 7 anni o 150.000 km, salvo ovviamente le parti soggette a naturale deperibilità temporale. Direi che questo è davvero un plus rispetto a tutte le concorrenti. Da guidare la Niro plug-in è davvero piacevole. L'abbinamento dei due motori fa sì che lo spunto nel traffico cittadino sia sempre brillante. Inoltre la marcia stop and go fa sì che lo stato di carica delle batterie diminuisca molto più lentamente. Per oggi direi che è tutto. Mi raccomando, se avete domande o dubbi scriveteceli qui sotto e nei prossimi giorni cercheremo di rispondere a tutte le vostre curiosità. Alla prossima, ciao!